Gli studenti è costretto a fare alternanza scuola e dunque ci tenevo ad intervenire in quest'aula in nome di tantissimi studenti che oggi la fanno seppur sono contrari. Non posso negare che siamo un po' rimasti spiazzati quando abbiamo visto tale evento, alternanza dei, come se fosse un giorno di festa e di congratulazioni per chi questa alternanza non la fa ma la dirige. E ti siamo subito domandati se fosse normale che nel 2018, con i tanti problemi sociali esistenti, si possa ancora alimentare l'alternanza, come se fosse la risoluzione del mondo educativo che sta andando in frantumi, ad un futuro che noi giovani vediamo poco chiaro, ad un lavoro sempre più precario e stabile, che non dà né dignità né soddisfazione. Noi interveniamo perché, anche se non siamo stati invitati, ci sentiamo legittimati a dire la nostra in momenti come questo. Rispondiamo almeno a due assurdità. La prima è che la nostra voce e la voce di chi vive realmente la scuola non venga mai ascoltata e sempre messa in margine, considerata cosa da poco o per di tempo. Pensate che proprio un mese fa sono stati andati sotto Confindustria per parlare con il presidente provinciale di Confindustria. Lui non c'era. Ed aspettiamo ancora lui che ci dice quando può vederci. Da anni lottiamo contro la buona scuola, l'accentramento del potere decisionale nelle mani dei dirigenti scolastici e nello specifico contro, appunto, l'alternanza scuola-lavoro stessa, ma senza mai incidere, perché siamo sempre stati lasciati soli, in un angolo, inascoltati e invisibili. Ed ecco allora che balziamo qui, ci mettiamo in mostra e alziamo la voce, perché siamo stanchi. Siamo stanchi di vivere in una scuola che non ci fa altro che emozioni e soluzioni preconfezionate, che non ci stimola, che non ci educa, che non ci fa conoscere, e siamo stanchi di essere sfruttati, di essere dei campioni di sondaggio e esperimenti, di essere pedine da muovere continuamente in base alle esigenze delle classi dominanti. E voi, seppur non rappresentate più o meno i bagnati della politica istituzionale, siete comunque complici della distruzione totale della scuola pubblica italiana, asservendovi ai poteri politici di turno, in questo caso del PD, in nome solo del vostro profitto e del vostro successo. La seconda assurdità per noi è che non si può parlare di attività di scuola in assenza di docenti e di studenti, perché voi in fondo oggi parlerete di come migliorare l'alternanza scuola-lavoro, i progetti, i convegni, gli sponsor, la pubblicità, e che so io, pensando consapevolmente che queste cose qui dovranno essere inserite all'interno dei nostri edifici scolastici, dentro la nostra programmazione nuova, senza proprio ancora una volta la domanda se noi siamo d'accordo oppure no. Qui avete saputo dirigenti, presidi, ma nessuno studente, nessuna voce contro tutto piatto e contro tutto piatto e loro voce. Vi siete mai chiesti cosa vogliamo noi? Ve lo dico io. Certamente non vivere in una scuola dove si compete, dove si corre, dove si comanda la disciplina del fare senza chiedere, del lavorare senza domandarsi, del continuare piuttosto che rallentare. Certamente non vogliamo perdere l'ora di scuola necessaria alle scuole di base, ai pomeriggi di sport e di socialità, di occhio e di sbaglio, in nome dell'alternanza scuola-lavoro, resorbiamo ormai un unico obiettivo. Non vogliamo imparare a lavorare gratuitamente, o abituarci l'idea che il nostro lavoro sarà sempre a tempo determinato, a chiamata, a progetto, a voucher o in nero. Non vogliamo imparare ad essere sfruttati e a stare in silenzio dinanzi a tutte le ingiustizie. Voi dovreste essere padri e madri di figli e dovreste anche domandarvi se noi siamo felici di tutto ciò. Ve lo siete mai chiesto? Noi crediamo di sì e crediamo che vi siete sempre disposti, che non manchete niente, perché voi siete l'emblema di questo mondo che va alla rovescia. Siete egoisti, chiusi, presuntuosi, volete dirigere, comandare, dire ma mai ascoltare, collaborare e redistribuire, lottare per tutti e non solo per voi stessi e i vostri interessi. Concludo. Siete sicuri di fare il nostro, del nostro futuro, del nostro paese? Non vogliamo farcela conquistare adesso, anche perché sappiamo qual è la risposta. Vorremmo solo invitare a mettervi davanti uno specchio e di rispondere a voce alta. Forse non riuscirete a mentire e vi sentirete uno schifo. Ci verrete abituare a un futuro di disoccupazione, di sovraffazione delle aziende nei confronti dei lavoratori, ad un futuro di precarietà, mobilità, flessibilità e stabilità. Volete insegnarci a competere e a pensare a noi stessi, ai soldi, al successo. Però, e ci sono in anche un genere libero, non avrete vita facile. Se pensate che andrete a noi disturbati, vi state sbagliando. Ad ogni mossa pazza, ad ogni passo sbagliato, ad ogni parola detta male, saremo lì a conquistarvi, a replicare e a dire la nostra. Ad ogni attacco vostro corrisponderà la nostra resistenza. Anche voi avete un nemico, dovete guardarlo bene in faccia. Siamo noi, i giovani che studiano, che sanno, che si organizzano e che scriveranno il futuro. Fuori da ogni logica di sfruttamento, di ingiustizia e di sorveglianza sociale.